Oltre 90.000 euro in un anno. Tanto, secondo gli investigatori, due fratelli albanesi di 32 e 26 anni, residenti a Salso Maggiore, avevano guadagnato dal fiorente giro di spaccio avviato in Valdarda, in particolare nella zona tra Alseno e Castelnuovo Fogliani, dove davano appuntamento ai clienti per lo scambio tra droga e soldi. I due però sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Fiorenzuola. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal GIP del Tribunale di Piacenza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha preso origine dal sequestro di un modesto quantitativo di cocaina avvenuto nel corso di un controllo alla circolazione stradale, nascosto addosso a un giovane tossicodipendente, fermato alla guida della propria auto subito dopo l'acquisto. La sua testimonianza, le attività tecniche eseguite, le concordanti e successive testimonianze di altri e numerosi acquirenti hanno consentito di identificare i due fratelli, 32 e 26 anni, nati in Albania, domiciliati a Salso Maggiore, che tra gennaio 2019 e gennaio 2020 avevano gestito un'attività di spaccio di cocaina nella Valdarda. Lo smercio era sistematico e quasi giornaliero. I due, dopo aver in precedenza preso accordi telefonici, incontravano i clienti in luoghi isolati, quasi sempre nella zona tra Alseno e la frazione di Castelnuovo Fogliani. Le risultanze investigative hanno permesso di appurare che i due spacciatori, entrambi disoccupati, traevano sostentamento esclusivamente dall'attività di spaccio. Nel giro di un anno si sarebbero assicurati profitti per almeno 90.000 euro. Ieri, durante la perquisizione domiciliare, ai due sono stati sequestrati tre telefoni cellulari usati presumibilmente per contattare gli acquirenti e oltre 4.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.